si parla in regione di questo rimpasto, il suo nome che è uscito fuori, quale assessore che potrebbe lasciare il posto all'ingresso di un esponente di Abruzzo Civico? Lei nei giorni scorsi aveva manifestato serenità e ancora oggi sereno. Beh, se sto facendo la conferenza stampa d'assessore alla protezione civile, evidentemente certamente non sono con la testa dentro la ghigliottina, ma io veramente ho letto alcune notizie di stampa, però credo che il fatto che la maggioranza sia in crisi, insomma, o comunque abbia delle estreme criticità, credo che sia stato attestato dalla risultato del consiglio, dell'ultimo consiglio regionale, quando è mancato il numero per essere maggioranza. E da che mondo è mondo, in tutti i paesi della civiltà, almeno dal 1945 in poi, quando c'è una criticità in una maggioranza si fa una verifica, e la verifica si fa soprattutto su aspetti programmatici, quindi la questione dei posti non è un nostro problema, storicamente non abbiamo mai fatto rivendicazioni da Manuele Cencelli. La verifica può dare un esito positivo o negativo, lo dà positivamente, io credo che le condizioni ci siano, bene, si ricontinua ancora più speditamente di come non lo si stia facendo adesso, se dà esito negativo io non vedo altra soluzione che ritorno alle urne.